Bentrovati, siamo adesso nel vivo della tavola rotonda che durerà una mezz'ora tra me, medesima, Ilaria Garaffoni, giornalista del settore sicurezza, che si è dimenticato di accendere il microfono, quindi mi sentite? Sì. Giordano Turato, poi lo presento meglio, Giulio Iucci. Allora, prima partiamo dal titolo, mi piace partire dai titoli che ci ho pensato a questo titolo. Il titolo è Covid-19, lo conosciamo tutti, ahimè, e mercato della sicurezza, crisi o opportunità? Direte, che titolo? La verità è che la parola crisi in cinese si scrive con due caratteri, me l'ha insegnato mia figlia che fa cinese. Il primo rappresenta il pericolo, il secondo l'opportunità. E che la crisi, vabbè, contenga in sé un'opportunità, ma l'abbiamo sentito in mille salse motivazionali, di te ha senso riproporre questa riflessione in tempi, insomma, in cui la retorica lascia poi spazio a temi un po' più pressanti. Beh, insomma, secondo noi la risposta è sì. Perché mai, come in questa emergenza qui, noi abbiamo dovuto mettere in dubbio tutte le nostre certezze, le nostre fragilità, la nostra stessa identità. E mai come questa emergenza ci ha obbligati a riscoprire quelle risorse creative, autentiche, che probabilmente nemmeno sapevamo di avere. Il silenzio poi sospeso del lockdown ci ha imposto un po' di fermare le aziende. Questo è un pensiero romantico, però riducendo le interferenze al massimo, abbiamo dovuto guardare dall'alto le aziende. E non è che è stato sempre bellissimo, abbiamo dovuto esercitare la flessibilità. La resilienza. Abbiamo dovuto mettere il turbo a quello che è il dipartimento strategico, inventarci qualcosa, eh? Chi l'ha fatto è andato avanti. Abbiamo dovuto svecchiare le nostre sovrastrutture, abbiamo dovuto togliere un po' di polvere alle aree più ingessate, abbattere dei totem, a partire dallo smart working. Grazie, abbiamo scoperto che si può lavorare anche da casa senza il capo sul collo e si lavora pure meglio. Ma soprattutto abbiamo dovuto leggere l'azienda con una nuova filigrana. Mettere a fuoco, e questo è un tema che poi lancio già per Giordano, la nostra vera professionalità. E non è sempre stato bellissimo, perché vivi sezionare la professionalità non permette di fare sconti a nessuno. Parto da me stessa per prima, ma dai manager, ai collaboratori, partner, ai clienti. Quello che abbiamo capito sicuramente è che da soli non si può uscire da una crisi. Da soli si annega in quella parte del carattere cinese che abbiamo detto che dice pericolo, senza cogliere quella parte che invece dice opportunità. Quindi ecco perché ha senso parlarne oggi, anche perché è il nostro momento, cioè stiamo vivendo un'esposizione mediatica mai registrata mai prima. Le nostre tecnologie che sono di nicchia, noi siamo un settore piccolo, importante, altamente tecnologico, ma piccolo come volumi, come dimensioni, sono state però queste tecnologie usate dalle masse, dal signora Maria, da chiunque, sono entrate nel quotidiano di ciascuno. Addirittura la funzione di security, che era sempre un po' il cugino antipatico, quello che era visto come una macchina costosa, una macchina a perdere, quella che portava il cupaiella, e invece adesso è quella a cui ci si è rivolti alla funzione di security per mettere in campo delle procedure di sicurezza, sicurezza che in un senso più ampio contempla anche quella sanitaria, quindi quella che tocca a ciascuno di noi. Quindi questa nicchia, che restiamo una nicchia, che è il comparto sicurezza, che oggi è sotto i riflettori, ne potrà beneficiare, dico, dell'esposizione mediatica, anche in termini proprio di mercato. Ma nella sostanza, visto che non so se con questa formula digitale riesco a interagire come interagirei dal vivo, quindi vi spataffio tutte le domande che mi serve sapere. Noi vogliamo sapere, innanzitutto, come procede la ripartenza, se c'è, e come si può rientrare in un new normal anche in termini di proposizione commerciale, cioè una volta esaurita l'onda lunga della misurazione della temperatura, ma come torniamo a vendere gli estintori, gli allarmi, gli antifurti, eccetera? Due, cosa ha insegnato l'amico Covid al nostro comparto e quindi quali opportunità può ancora aprire? Tre, se in un periodo, come abbiamo già detto, dove security e safety si sono intrecciati come non mai, andando anche a fondersi con la sicurezza che è sanitaria, ma perché continuiamo a tenere questo termine anglosassone distinto? Torniamo a parlare di sicurezza, così, questo non serve a molto, però così, pur parlé. E invece questo è molto importante, se in un mondo Covid-centrico occorrono competenze e certificazioni di più ampio spettro, magari anche a tema sanitario in futuro, ha senso? Cioè, succederà per le figure chiave del comparto? Penso per esempio ai security manager, visto che sono quelli a cui sono state rivolte tutte le domande. Devono aumentare le loro competenze? E se la richiesta di certificazione dell'installatore professionale, ma da parte di enti pubblici o privati, aumenterà? Cioè, ci sarà più sensibilità? O non se ne fregherà nessuno come è successo finora. E quindi, in estrema sintesi, vogliamo sapere se la bilancia di questo Covid-19 pende a favore del pericolo oppure dell'opportunità. Poi
Io partirei da Giulio Iucci, ma non per nessun motivo, solo per ragioni di, come dire, alfabetiche. Giulio Iucci l'abbiamo già visto prima, è presidente di Ania Sicurezza, che appartiene a Federazione Aria, quindi Mondo Confindustria. Poi seguirà Giordano Turati, che è sempre membro del consiglio direttivo di Ania Sicurezza ed è anche un imprenditore del settore, come del resto anche Giulio. Quindi potete affrontare la questione, lato mercato e lato anche di quello che è stata la vostra esperienza. Abbiamo 30 minuti, forse anche un pochettino meno, anzi ormai 25, ma possiamo anche restare nei 10, quindi io direi 13 minuti a testa. Vai Giulio, mi vedi, mi senti? Sì, ti sento e ti vedo. Ok, Buongiorno, per tua Clara. sfortuna. Come? Per tua sfortuna. No, no, assolutamente. Allora, Vai. innanzitutto, forse le so tutte, ma non sono sicuro. In ogni caso, come diceva Mike Bongiorno, come diceva Mike Bongiorno, me le ripeti una alla volta, così cerco di dirtele tutte quante, no, a parte gli scherzi. Allora, di sicuro quello che è accaduto in questi mesi ha modificato molti processi e ci ha costretto, come dicevi tu, a rivedere un pochettino la nostra azienda, il mercato, a ridisegnare, a riconfigurare e anche a ricollocare. E così abbiamo fatto anche noi in Anie con i distributori, anche i costruttori, ma anche i sistemi integratori e gli installatori. È chiaro che la sfida è importante. Innanzitutto, bisogna fare una distinzione che facevo già in altre occasioni. Il Covid e comunque la situazione che ne è generata successivamente ha portato in alcune aree di mercato una innegabile e definitiva perdita di fatturato, almeno per quel periodo in cui il fatturato non poteva essere prodotto. Pensa al turismo. Quindi c'è stato sostanzialmente un blocco del fatturato e dell'attività. Per quanto concerne la sicurezza, noi facciamo parte di un'altra categoria dove il blocco c'è stato, ma non necessariamente la perdita. Poi vedremo perché la perdita ci può essere. C'è stato un blocco di cantieri, di assegnazioni di gare, di budget da parte dei nostri clienti, eccetera. Ma in realtà, una volta finito il processo e finito comunque quando comincia una fase 2, noi ci siamo ritrovati, alcuni di noi, alcune aziende, molte aziende, a dover addirittura rincorrere un'attività che era rimasta bloccata, ma c'era un'esigenza di attività da svolgere. Questo non è stato banale, perché le risorse economiche comunque non erano arrivate, quindi noi avevamo dovuto, come dire, noi imprenditori avevamo dovuto scavare nelle nostre tasche e al tempo stesso abbiamo dovuto lavorare con le stesse risorse umane su un processo di attività molto, con dei picchi di lavoro abbastanza complessi. In realtà il problema vero che noi abbiamo è che in un mondo così interconnesso come il nostro, nel momento in cui il mercato nostro va in crisi, ma in crisi anche come percepito, poi mi spiego meglio, è evidente che a quel punto noi come effetto domino ne risentiamo, quindi come ho avuto modo anche qualche altra volta di dire, ben venga iniezioni di liquidità, ma che devono andare anche ai nostri clienti, cioè il vero problema è che la liquidità se arriva non deve servire per sostenerci in attesa che arrivi qualcosa, ma deve essere un effetto shock che in qualche modo riavvia il volano. E quindi il problema del sentiment del mercato, cioè della possibilità da parte di tutta l'imprenditoria e dei nostri clienti di non dire d'accordo, arriva un finanziamento, arriva liquidità, me li metto in tasca o comunque li investo in altre cose che mi creano produttività in attesa che accada qualcos'altro, perché sennò poi è evidente che la crisi diventa un moltiplicatore non più gestibile. È evidente, come dicevi tu, quindi che la sfida c'è ed è abbastanza pesante, quindi noi in primis siamo quelli che devono inventarsi e rivedere, e mai come in questi momenti accade, perché noi siamo sempre presi dalla quotidianità e nella quotidianità tendiamo a rifare sempre le stesse cose, aspettando che poi qualcosa di diverso accada. Non accade se facciamo sempre le stesse cose. Quindi siamo stati costretti a fare cose nuove o a fare cose diverse o a ripensarle. È evidente che abbiamo visto nei giornali, nei media, parlo quelli generalisti, non i nostri, abbiamo visto di colpo sdoganati i concetti fenomenali che usavamo
decenni, quindi gestione della crisi, analisi dei rischi, procedure di intervento, resilienza e quant'altro, dette da gente più o meno addette ai lavori, ma anche non tutti, diciamo così, addette ai lavori. E quindi, secondo me, l'occasione è veramente ghiotta, se vogliamo, per poter dire, signori, gli esperti siamo noi. Signori, quelli che conoscono le procedure, conoscono le architetture, sanno come si struttura un'analisi dei rischi, sanno come si interviene, siamo noi. E soprattutto è stato evidente al mercato una cosa che dicevo anche questa mattina: un danno può accadere, un evento negativo può accadere. Quindi il rischio è per definizione un intreccio tra possibilità che una cosa accada e l'entità del danno che questa può provocare. Quindi è evidente che noi siamo nella fase in cui prevenzione e protezione sono le nostre due colonne portanti per poterci muovere. Questa cosa qua è stata sdoganata e ora però dobbiamo farla diventare terreno fertile, perché se no, come dicevi tu, vendiamo qualcosa in più su alcuni settori, vedi termoscanner, qualcos'altro, ma ci limitiamo a quello. Lasciami però dire che il termoscanner, come dicevo questa mattina, ma anche altre tecnologie applicate anche al mondo della pandemia, unite da un grande collettore che è la digitalizzazione, io lo dico sempre perché sennò non funzionerebbe niente o non avrebbe questo impatto, sono concetti e sono cose che già esistono tecnologicamente, perché oggi sentiamo parlare di intelligenza artificiale applicata, di analisi video, saranno 10 anni, 15 anni che facciamo questo. Non sarebbe stato possibile attivare questi impianti se avessimo cominciato il giorno del Covid, il primo giorno del Covid, a fare ricerca e sviluppo. È evidente che il nostro settore ha rimesso a livello architetturale, ha rianalizzato un qualche cosa ridisegnandolo per un processo nuovo. Il tema è, ma noi a questo punto siamo diventati degli interlocutori interessanti per la politica, per gli stakeholder e per il mercato in generale, o come dire, siamo il bastone su cui appoggiarci in questo momento come terminologia e poi tutto torna, tutto cambia perché nulla debba mai cambiare, come diceva qualcuno. Allora è evidente che questo è un tema che noi dobbiamo sfruttare, cioè la crisi e l'opportunità è un tema che dipende da noi e anche non solo da noi come reagiamo imprenditorialmente, ma anche noi da come ci facciamo sentire dal mercato e soprattutto anche a livello politico, se vogliamo. Per cui questo è il momento di cominciare a far capire che servono i professionisti nel settore. Serve gente certificata, serve gente che è in grado di risolvere un problema, di analizzarlo precedentemente e di poterlo affrontare prima che una cosa importante diventi urgente. È un altro concetto che cerco di sempre dire. Se si affrontano le cose in emergenza, intanto il danno è parzialmente già fatto. Secondo, si lavora in azione e reazione, dando per prioritario quello che è il danno che è stato fatto. E quindi non si riesce ad analizzare il contesto, l'analisi dei rischi e tutta la gestione. Se invece noi potessimo fare le stesse cose in un tempo dove il casus belli non c'è, dove siamo in grado di gestire un processo perché fa parte del nostro DNA, perché fa parte di una quota parte del nostro investimento e del nostro budget, allora questo significherebbe che se può succedere è vero, ma si può anche risolvere e forse possiamo anche in maniera efficace anticiparlo e risolverlo prima, cioè intervenire, contenere il danno, come diciamo noi nel nostro settore, e ripristinare. Questa cosa si fa se sei preparato e se ti sei organizzato precedentemente in questo tipo di processo. Se invece lavori in urgenza, semplicemente metti una toppa e vai avanti. Abbiamo sentito parlare di concetti di resilienza, abbiamo sentito parlare di procedure di intervento. Bene, credo che sia il momento, a gran voce, che rivendichiamo noi questo ruolo. Sia da un punto di vista istituzionale, ma anche da un punto di vista proprio pratico di mercato, da, come dicevi tu, dalla signora Maria al più grande imprenditore, che devono aver percepito che il win-win vero
è sempre, cioè si vince in due, è sempre quando le cose si fanno per tempo bene con un professionista che ha un'idea chiara di quello che va fatto, anche nel dimensionamento di un sistema di sicurezza. E le opportunità ce ne sono molte, ne parlavo questa mattina, cioè un termoscanner può fare una miriade di cose e non semplicemente misurare la temperatura se sei sotto i 37,5 o sopra i 37,5. Un sistema di controllo accessi può fare una miriade di cose, un sistema di intelligenza artificiale che mi analizza dei dati, o un sistema che mi concentra, che mi fa da concentratore di tutta una serie di apparati che sono a sistema, mi possono dare una miriade di dati. Quindi va bene che si passi per queste forche caudine della pandemia, che sono un danno per tutti, ma poi bisogna entrare in un mondo diverso che ci accolga in tutte le nostre soluzioni, che dobbiamo essere in grado di poter dare perché ce le abbiamo in pancia. Quindi io non posso non vederla come una grandissima opportunità, anche nell'ottica di investimenti che verranno fatti, di liquidità che verrà messa nel processo, di ricerca e sviluppo che sarà implementata, sia in ottica italiana che in ottica europea. Quindi io credo che questo sia stato un effetto shock che ci saremmo risparmiati e vorrei che non, fra qualche anno, non è, come dire, tra virgolette, non ce ne serve un altro per svegliarci, dovremmo imparare. E poter utilizzare questa cosa come un trampolino di lancio positivo per tutti, non solo per il settore della sicurezza, ma proprio per la sicurezza, vista a 360 gradi. La safety e security, sono concetti che noi separiamo sempre. È evidente che sono molto vicini tra di loro, la digitalizzazione li porta vicino, si possono fare una miriade di esempi dove un qualche cosa organizzato in una certa maniera può dare un servizio sia sulla security che sulla safety, dove un cruscotto che analizza dei dati può dare un output sia per quel che riguarda la security e la safety. Io ho aggiunto anche tutta la parte di building automation, che non può essere lasciata secondaria, perché poi è funzionale a un oggetto ben preciso che può stare sul mercato. Non ultimo, anche la parte informatica, abbiamo parlato di cyberattacchi, cioè il mondo si è aperto, e si è aperto perché noi siamo stati anche un po' costretti ad allargare questo gate dove c'eravamo un po' fermati tutti nella nostra comfort zone. È chiaro, siamo stati buttati in mezzo al mare, chi un po' era abituato a nuotare si è trovato meglio, ma ora bisogna sopravvivere e imparare da tutto ciò. Mi sembrano ottime opportunità. Io non so se sto rispondendo a tutto, ma credo che sto sforando i 15 minuti. Stai rispondendo a tutto e come sempre le tue parole illuminanti mi hanno dato una serie di spunti che poi rilancerei a Sì, Giordano. ero preoccupato perché vedevo che scrivevi, però. Prendo appunti, no? Perché cioè, la memoria ormai si è fatta una certa età e quindi bisogna che mi prenda appunti di tutto. Giordano, allora, tanti spunti però un paio così. Allora, gli esperti siamo noi, dice Giulio, quindi è il vostro momento. Prima domanda, io ti faccio tutte le domande e poi tu rispondi tutte assieme, anche sulla base di quello che volevi dire. Esperti siamo noi, davvero siamo tanto esperti, cioè siamo, poi non è che siamo a fare una figuraccia, cioè dovremmo essere veramente dei professionisti. Ahimè, non sempre nel settore, almeno non, negli anelli più deboli della catena distributiva, quindi cercare di lavorare sulla professionalità. Può accadere e dice, siamo diventati degli interlocutori interessanti, cioè rivendichiamo il ruolo che stiamo godendo in questo, di cui stiamo godendo in questo momento facendoci sentire. Però la mia paura è che Gattopardo Scapente, si cambia tutto, non si fa più niente, cioè l'obiettivo è oh che bello è passato il Covid, speriamo che passi davvero e quindi torniamo tutti al nostro orticello e non facciamo un passo in avanti. Terzo punto che secondo me è molto interessante. Liquidità alle aziende, certo, e chi dice di no alla liquidità, viva la liquidità, però dice cerchiamo di lavorare anche sul percepito, quindi su quello che è la fiducia che è alla base di qualsiasi sviluppo di mercato o almeno sostentamento di mercato. Quindi Giordano, come è stata la tua esperienza, come sta andando questo mercato dal tuo punto di vista? Ed è una crisi o è un'opportunità questo Covid? Cosa di più? Parto sicuramente dalla fine, cioè, dicendo che è certamente un'opportunità importante,
che insomma, la nostra opinione è che il fenomeno della pandemia, questa situazione veramente drammatica, non ha fatto altro che accelerare dei meccanismi appunto che come vediamo, come diceva il Presidente Iucci, nelle applicazioni tecnologiche di tante soluzioni che poi sono servite e hanno fatto la differenza insomma, per la gestione anche di questa emergenza in maniera significativa, in maniera importante. Quindi questo fenomeno di accelerazione ha portato anche ad utilizzare diciamo, in maniera più compiuta, in maniera più trasversale anche molte tecnologie. Da un punto di vista diciamo di mercato in generale, anche qua secondo me c'è stata una forte accelerazione di alcune criticità che noi stiamo vedendo ormai da tempo. Come dicevi Ilaria all'inizio, il nostro è un mercato molto piccolo. Oltre ad essere piccolo è anche un mercato molto frammentato, quindi la più parte diciamo, delle aziende che operano nel settore della security sono micro o piccole aziende che hanno dei grossissimi vantaggi da un punto di vista, quindi l'agilità, insomma, la possibilità di muoversi molto velocemente, ma di contro hanno anche la difficoltà ad assumersi per esempio oneri di ricerca e sviluppo e struttura interna nell'organizzazione e via dicendo. Hanno anche molto spesso difficoltà ad accedere poi alla liquidità e sono tutti diciamo, aspetti che conosciamo molto bene. Quindi in questa frammentazione data dalle dimensioni delle aziende, c'è anche un aspetto che noi stiamo portando avanti da molto tempo anche come associazione, che è la ricerca di una condivisione, la ricerca di un network, la ricerca di una partecipazione che vada al di là dei concetti classici di concorrenza o di scarsa affidabilità di tanti interlocutori. Noi cerchiamo di unire i produttori con i distributori, con i progettisti, con i system integrator, per cercare di dare un messaggio al mercato che sia un messaggio diciamo intanto di chiarezza, perché l'aspetto di confusione oggi sul mercato è importante. Oggi vengono delegati magari alla protezione dei nostri beni o dei nostri negozi o delle nostre abitazioni a dei dispositivi che sono i classici plug and play, per esempio, no? Pensando di ottenere un livello di sicurezza come con un impianto professionale. Questa cosa purtroppo esiste e c'è nella mentalità delle persone e degli utilizzatori finali. Questo è un messaggio che noi dobbiamo cercare di trasferire al mercato creando una netta distinzione, ma proprio in maniera molto precisa tra quella che è la sicurezza professionale, quindi dove c'è l'analisi del rischio, dove ci sono i professionisti che progettano gli impianti, che utilizzano soluzioni non solo innovative ma anche assolutamente efficaci, e quello che è il mercato dell'IoT o il mercato della smart home, che offre un qualche cosa di diverso, che non è il concetto classico dell'antintrusione che può avere invece un vero professionista della sicurezza. Quindi questa è una demarcazione molto, molto importante, perché altrimenti non si capisce perché con poche centinaia di euro mi compro un device e invece per costruire per realizzare un impianto antintrusione serve qualche migliaio di euro. Quindi il pubblico non capisce, dice ma scusate, qual è la differenza sostanziale? Quindi noi dobbiamo comunicare intanto che cos'è la sicurezza professionale e quali sono gli approcci che la sicurezza professionale in tutta la filiera con gli installatori certificati, con gli installatori che conoscono le normative, quindi con la formazione, questo è un progetto che stiamo portando avanti da molto. Quindi una volta portato sul mercato questo messaggio di differenziazione tra la sicurezza professionale e tutto il resto, noi ci sentiamo davvero di poter dire noi siamo gli esperti della sicurezza, ma non solo perché abbiamo una voce comune, ma proprio perché siamo in tanti e ci confrontiamo quotidianamente nei nostri gruppi di lavoro e diciamo la nostra sui vari temi che ci troviamo ad affrontare.
Per quanto riguarda diciamo la nostra filiera, quindi produttori, distributori, progettisti, installatori professionali, security e sistemi integrator, anche qua, oltre alla frammentazione, devo dire che ci troviamo molto spesso a discutere di situazioni che non sono lineari, cioè questo concetto di network, questo concetto di stare insieme, che ci sfugge un po' per la nostra cultura nazionale, siamo italiani, siamo dei single men, questo è purtroppo non dobbiamo fare questo sforzo culturale se vogliamo affrontare i mercati del futuro, dobbiamo uscire da una logica che dobbiamo fare tutto da soli, è impossibile perché il livello di complessità che già c'è oggi insomma, nella gestione delle imprese, ma sui mercati, è un livello di complessità che il singolo non riesce in modo più assoluto insomma, ad affrontare. Lo scopo e la volontà anche appunto, dell'associazione è quella di mettere insieme davvero tante voci cercando di superare quelli che sono i limiti anche della conversazione, nel senso che l'installatore ce l'ha col distributore, il produttore ce l'ha con i distributori e così via. Dobbiamo superare questo limite perché ognuno di noi ha una funzione molto, molto importante e fondamentale, partendo dal produttore con la ricerca e sviluppo e con l'immissione sul mercato di soluzioni sempre più adeguate alle esigenze. Non dimentichiamoci che anche gli attacchi aumentano il livello tecnologico, quindi anche le risposte dei sensori, dei sistemi che devono in qualche modo risolvere la problematica, soprattutto diciamo, nell'intrusione, deve rispondere in maniera adeguata a delle performance di attacchi sempre più diciamo, perfezionati da un punto di vista tecnologico. Gli stessi distributori, noi come ricordava il Presidente Iucci, abbiamo aperto un tavolo molto, molto interessante, molto importante, proprio sul ruolo della distribuzione specialista in Italia, mettendo insieme un gruppo di lavoro e soprattutto cercando di cominciare a trattare argomenti comuni a produttori, distributori e installatori. Dobbiamo interrompere insomma, e dobbiamo rendere più lineare questo flusso di partecipazione dei vari attori all'interno di un progetto che sia un progetto moderno, un progetto adeguato, un progetto che porti poi una vera competenza e una netta distinzione tra quella che è, come dicevo all'inizio, la sicurezza professionale e tutto il resto che possiamo trovare sul mercato, insomma, dai singoli sensori e singoli prodotti che sembra che facciano moltissimo poi. E poi. Giordano, io ti ringrazio. Direi che sul piatto sono usciti vari temi che mi piacerebbe portare a casa, quindi ahimè abbiamo 1 o 2 minuti, quindi toccherà a me trarre le conclusioni. Direi che da tutte le cose che sono state dette, innanzitutto, buonissime notizie, mercato tra crisi e opportunità, la parola è opportunità, quindi è ora di coglierla e farla vostra. Usciamo però con dei propositi, questo riguarda anche noi che siamo media di riferimento e abbiamo una responsabilità importante perché abbiamo detto facciamoci ascoltare, ma ci vuole un mediatore, in genere un amplificatore e quello dobbiamo essere noi per forza, quindi un pensiero sulla certificazione, quindi sui percorsi di formazione che voi proponete, anche noi in maniera diversa proponiamo, è la strada giusta, è l'unica strada possibile, quella della professionalizzazione e per forza la professionalizzazione passa dalla formazione e arriva come punto di arrivo alla certificazione. Chiaro che bisognerà fare anche un lavoro di sensibilizzazione sulla domanda, perché se io investo tempo e denaro per certificarmi, quella domanda è poco sensibile, bisogna insomma gratificare chi si impegna. Sicuramente è anche responsabilità nostra, raccolgo la provocazione di Giordano e anche un po' la bacchettata sul fatto che bisogna saper comunicare, però dipende, anche il vostro mercato deve saper comunicare la differenza tra un sistema professionale e quello fatto in casa o quello comprato al brico, ecco, quindi noi in realtà come media ci rivolgiamo al mondo professionale, quindi cerchiamo anche di formarli ad avere un'argomentazione di vendita che veramente valorizzi il valore aggiunto che ha fornito dall'installazione. Ad esempio più tardi nel pomeriggio avremo una relazione su come vendere la sicurezza in maniera professionale, valorizzando quello che è l'aspetto professionale.
Ovviamente tutto questo, e questo invece riguarda la vostra federazione, che è molto vicina ovviamente con l'ambiente confindustriale, quindi anche come azione di pressione sul decisore politico, questo spetta a voi, noi siamo piccoli, ma soprattutto c'è questo concetto di rete, di fare rete, fare network su temi comuni, quindi individuiamo i temi comuni, cominciamo da lì, se non altro, dove non siamo tutti nemici. È vero che siamo nel paese delle mille acque minerali, è vero che siamo in un paese dove la parola lobby sembra una parolaccia, quando invece è un mestiere, non so se nobile, ma normale in altri paesi. Forse dobbiamo avere anche il coraggio di fare un po' di pulizia nel mercato. Le crisi diventano opportunità anche nel momento in cui ci si guarda dentro e con onestà intellettuale si dice, vabbè, forse devo fare un altro mestiere. Io vi ringrazio. Mi sono dimenticata di dire una cosa che però era importante, secondo me, è che anche dalle numerose e numerosissime interviste che ho realizzato, soprattutto nel periodo emergenziali, e questo lo devo anche a voi, quindi vi ringrazio, si è riscontrata una forma di etica insospettata, inattesa. Quindi etica nelle relazioni proprio tra i membri della fiera, quindi il distributore non magari ha salito d'operazione di sell-in, oppure quindi c'è stata una grande attenzione a quello che è stato un momento di stress finanziario oltre che emotivo. Credo che questo sia stato un piccolo banco di prova per cominciare a mettere etica nell'intera filiera. Noi l'ethos ce l'abbiamo nel nome, proprio nella ragione sociale siamo destinati, dobbiamo farlo. Però considerare questo come un primo passo per poi proseguire in un cammino che si spera sia sempre quello. Io ringrazio i nostri due valorosi relatori, addirittura uno l'abbiamo sfruttato ben due volte oggi, e procediamo con due spot e ci diamo appuntamento alle 14:35 con Massimo Perotto. Cos'è? Allora, per parlare di soluzioni e applicazioni. Vi saluto intanto. Intanto saluto Giulio e saluto Giordano.